Il taglio del nastro di oggi tiene un po' a battesimo il nuovo sindaco, che è peraltro un amministratore di esperienza e anche molto legato, abbiamo visto, al resto della comunità, volendo vicino gli amministratori che prima di lui avevano lavorato per ottenere questo risultato. Sindaco, nei piccoli paesi è sempre la squadra che si muove. Ha detto una cosa giusta. Mi sembrava doveroso condividere questo momento con chi mi ha preceduto, perché è normale dare i meriti a chi ce l'ha. Noi abbiamo portato avanti un progetto che era lì giacente, ma era stato fatto. L'amministrazione di Danilo, che mi ha preceduto, l'ha portato praticamente a compimento, e io oggi ho avuto il compito di aprire queste porte. Io mi auguro che questa struttura riesca veramente a vivere come vogliamo noi. Certamente sarà la sede della Proloco e di altre associazioni che ne faranno richiesta, ma soprattutto vorremmo che la gente potesse fruirlo in maniera determinante, organizzando degli spettacoli, delle proiezioni, dei convegni, qualunque cosa che meriti di essere utilizzata dalla popolazione. Anche perché qui ci sono diverse stanze e un salone polivalente che davvero si presta a diversi tipi di iniziative, tra l'altro ben attrezzato con un sistema di videoproiezione. Assolutamente. Noi abbiamo le due stanze didattiche che appunto serviranno a questo scopo, e poi un salone polivalente che è decisamente grande, era un ex palestra, quindi si presta sicuramente a qualunque tipo di manifestazioni. Sta a noi riuscire a dargli vita e a renderlo il più fruibile possibile, come dicevo.